Eccomi qua ragazzi, in questo primo video di Farming Simulator 17 per ora mi metterò a fare i tutorial che ci sono qua nel gioco, così almeno da partire un po' con calma, per in modo da farvi vedere un po' come funziona il gioco, tutto quanto, far vedere magari qualche cosa e anche magari perché così anch'io prendo un po' mano con certe cose che non so. Per il resto, essendo un giocatore da Farming 2009, più o meno so come funzionano le cose in generale, però hanno aggiunto alcune cose che sono direi interessanti. Poi vedrò di metterci in mezzo qualche tutorial su, ad esempio, aggiornare il gioco, perché chi ha la versione digitale ha tutto quanto già aggiornato, mentre chi ha la versione DVD deve scaricare l'aggiornamento che pesa più o meno 1 giga, quindi non è facilissimo per voi sapere dove trovarlo. Comunque, tutorial farò questi qua, poi vedremo più avanti cosa fare, perché avrò anche l'aiuto ogni tanto come l'anno scorso, che poi dopo per problemi vari non ho più continuato, io ho dovuto arrangiarmi, anche se dire la verità non era proprio bello come avere loro due che rompevano le balle, ecco. Però purtroppo per problemi miei e problemi loro non ho potuto continuare insieme, ecco. So che anche a voi piaceva, quindi hanno caro anche loro, infatti mi hanno detto: Vara, so che non te la passi tanto bene, quindi vorremmo magari tornare a darti una mano, così facciamo un po' di casini, ti facciamo bestemmiare e ci divertiamo un po'. Ho detto: va bene, ok, basta che mi avvisiate e mi organizzo un giorno, tanto sono qua a fare un cazzo, quindi capite anche voi che ci vuole un po' di compagnia ogni tanto. È una cosa buona e giusta. Partiamo subito con il primo tutorial, che riguarda la aratura e coltivazione del terreno. Caricamento è molto veloce, devo dire. Si mette pochissimo a caricare, basta poco e tac, ecco. Adesso la crescita si blocca e tac, pronto. Io prometto che ho una 660 Ti e per ora mi va più che bene. Allora, solito tutorial base, dove praticamente mi insegnano i tasti WASD per manovrare il mezzo, Q per agganciare, G per selezionare l'attrezzo, V per abbassare e coltivate il terreno. Per motivi di tempo farò vedere direttamente il tutorial ultimato, così almeno risparmio un po' di tempo e magari tanto sapete già come funziona. Anzi, vi spiego brevemente adesso. Vabbè, questa qua riguarda la stazione radio. Con il tasto 5, ecco, no, questa qua è la radio online, quindi devo evitare di devo evitare che mi mettano canzoni con copyright, se no mi inculano. Boh. Quindi praticamente con il tasto 4 e 5 6 potete ascoltare la stazione radio. Con il tasto 4 potete ascoltare canzoni provenienti da internet, ecco. Si connette e vi fa ascoltare delle canzoni che ci sono magari in qualche radio, non lo so. Devo vedere bene ancora sta roba qua. Comunque, allora, informazione. In alto a destra, ora guardate in alto a destra, vedete che c'è scritto tutorial. Tutorial praticamente riguarda quello che state facendo. C'è una specie di torta che, in base all'avanzamento che state facendo nel gioco, in questo caso coltivando il terreno, aumenta. Quindi praticamente, una volta finito quella torta lì, il tutorial è completo e passate al prossimo passaggio. Se vedete che il gioco va leggermente a scatti è perché fraps rompe le balle, vabbè, poi forse magari allo 60 Ti da 2 giga che forse è un pochettino deboluccia. Però devo dire che non va assolutamente male, anzi no, va veramente ottimo. Boh, finito il tutorial, ora si passa alla semina. Solita roba, se qua non mi fa niente perché ormai avete capito le basi del gioco, voi andate qua, mettete tutto quanto, vedete, vabbè, potete selezionare che seme con G, vedete, no, con, cos'era, con O, no, sì, con G. Selezionate il seme, che qua non mi lascia perché è un tutorial. Premiamo B, premiamo V, sbassiamo e via. Seminiamo. E perfetto, dopo la roba di prima facciamo due passate e poi il tutorial termina con la torta lì che vedete, quella verde, verde fosforescente, termina quando abbiamo risolto il tutorial, ecco. Quando diventa completa vuol dire che il tutorial è finito per passare al prossimo. Bene, tutorial finito, però come potete notare il terreno qua mi sembra molto più realistico rispetto a quello del 15. Da più un effetto terreno lavorato. Comunque qua premendo ESC potete trovare anche i vari stadi successivi di questo tutorial, vedete. Tutti quanti i tutorial sono spiegati qui, quindi se magari volete, non so, vedere cosa puoi fare, roba così, qua potete avere una spiegazione di cosa farete in questa missione qui, roba così, sono tutorial, ecco. Quindi passiamo avanti. Bene, il prossimo passo riguarda la trebbiatura, quindi prendiamo subito la nostra bestiola, con la nostra trebbia, premiamo X, gli spieghiamo la trebbia,
andiamo avanti, premiamo Q, attacchiamo la barra qua, qua sette robe, vabbè, B, X, tutte le funzioni che avete lo stesso. Premiamo B. Una cosa che notate, vabbè, allora tutto quanto animato qui, quindi come vedete tutto ben in funzione, tutta davanti la parte funzionante, quindi molto animato. Indoor sound, e avete anche la camera fissa come la drive controller, praticamente voi posizionate la telecamera in un certo modo e resta come l'avete posizionata. Un'altra cosa, vedete, sentite, vabbè, si alza qua dietro per buttare fuori la paglia trinciata, la paglia, cioè questa qua sarebbe la colza, e come avete sentito il rumore cala perché state sforzando la trebbia, quindi voi praticamente sforzando la trebbia avete un calo di giri e praticamente muove tutti quanti gli organi interni, quindi diciamo che serve potenza e quindi cala il rendimento del motore qua, praticamente il numero di giri cala e dà un effetto realistico, ecco. Altra cosa, se vado a ricolto del mini trebbia ha finito di riempirsi, apri il condotto, guida fino al rimorchio ai confini del campo e scarica il cereale, vabbè, insomma, ecco, quando è pieno del carro svuotate. Qua faccio il contorno, lo facciamo un po' di interno così me lo sentite bene. Vedete, cala di giri tutto quanto. E qui è completato. Bene, adesso cosa bisogna fare? Spegniamo la trebbia, andiamo in retromarcia con il tubo, premiamo O e svuotiamo la trebbia sul carro. Tanto perché là che brutta merda, non lo so. Scarichiamo in modo decente e sì, se la faccio sì. Perfetto, scarichiamo un po'. Bene, svuota la trebbia, fa perfetto, scende la trebbia e sale sul trattore davanti al rimorchio. Io che sono esperto, espertone, premo direttamente tab e vado qua. Carro già agganciato, sì, vabbè, perfetto. Boh. Piccolo lampeggiante sulla mappa indica il punto di cui devi andare a scaricare il rimorchio, quindi ora partiamo col rimorchio. Tanto vedete qua c'è un punto, ecco, vedete questa colonnina qui, è il punto dove dovete scaricare. Adesso ci avviciniamo qui. Adoro questo qua, poi farò anche magari un video proprio per farò sentire un poco meglio il sound. Forse c'è un altro tasto che mi indica scarica qui, che sarebbe il anything TP, una roba del genere, praticamente scarica dove vuoi, ecco. Adesso ci avviciniamo qua e questa volta invece di premere Q, che io sbagliavo perché se premevo Q io coglione, perché non è che mi ricordavo che farmi è diverso. E qui mi chiede dove vuoi scaricare col tasto U, davanti, dietro, di fianco. Invece bisogna premere I per scaricare. Lo scarichiamo e passiamo al prossimo tutorial. Altra parte del tutorial riguarda la rottura del terreno. Praticamente voi, se magari volete, non so, concimare anche il vostro campo, ogni tanto potete arrivare anche a questa opzione, ogni tanto dovete arare il terreno in modo da, diciamo, fertilizzarlo, ecco, da riacquistare nutrienti per il vostro terreno. Poi ci sarà una coltura apposta che servirà per fare questa roba qua. Comunque ogni tanto bisogna arare il terreno, se volete c'è un'opzione, potete anche toglierla. Se volete, non so, magari fertilizzare il terreno oppure renderlo più, diciamo, adattabile alla coltivazione, ecco, in modo per riacquistare un po' di sali. Non so proprio esattamente questa roba come funzioni perché diciamo che l'ho fatta letta da un po', ma l'ho solo letto, quindi non è che ho capito molto su come fare questa roba qua. Guardate, se magari parlo un po' male, magari mi inciespico ogni tanto perché c'è un po' di casino qua in casa, un po' di casino tra i miei assistenti qua che mi chiamano per sapere delle robe per farming. Tra poi qua mi sbaglio e mi fuori una cappellata. Comunque qua va bene, solita roba che ho detto prima, voi vabbè, ruotate l'aratro. Sentite anche il rumore dell'aratro quando viene ruotato, sentite? E anche il rumore quando voi prestate, non so, la ghiaia, la terra e roba del genere. Devo dire che è molto interessante, sto qua, molto bello, veramente. Sì, è un po' il solito vedere un 4 uomini su un 100, cos'è, 150 cavalli, cosa qua, penso. Vabbè, solita roba di prima, finisce il tutorial, la torta si riempie e a posto. E anche questo è finito, adesso bisogna fare un'altra roba. Ok, bene, il tutorial è finito, a posto. Ecco, l'altro invece riguarda la fertilizzazione, che lo farò la prossima volta, che riguarda quello che ho detto prima, l'arte del suo verso, che praticamente è rendere il terreno di nuovo fertile arando il terreno o coltivandolo, dipende da quello che bisogna fare, perché
Oppure, essendo un terreno incolto, fate in modo che cresca dell'erba e quest'erba qua poi viene usata come concime naturale, ecco. Bene, il primo tutorial di aratura e coltivazione è finito, il prossimo tutorial sarà sulla fertilizzazione, quindi diciamo che farò questi tutorial qui, tanto sono pochi, poi ne farò uno magari, uno che riguarda anche... No, anzi, c'è già. Uno che magari riguarderà anche la cippatura là dei pioppi. E boh, ci vediamo al prossimo tutorial, il prossimo video che magari sarà sul come scaricare le mod, o su come aggiornare il gioco, o su il drive della scheda video, quindi boh, vedremo. Mi organizzerò anche i miei due assistenti, vedremo di fare qualche video insieme, magari qualche video divertente e iniziare anche magari una serie come ho detto prima, fase di sfida FMarco95, vedere chi dei due è più bravo a gestire e chi dei due magari è più bravo a fare l'operaio. Immigrato anche, tanto per mettere un po' di zizzania, dato che ormai sono conosciuto come l'immigrato. Podoa, Aspa, Immigrato, Bull, Zio Bull e Bulldeer. Ormai ha più soprannomi, anche il soprannome Gaspa ha molti soprannomi stupidi, quindi diciamo che sono preso bene, ecco. Vedremo se sarò in grado di governare un'azienda o se sarò più un sotto operaio, ecco. Ci vediamo al prossimo tutorial e ciao ciao!